Signore pietà,
secoli dei secoli. Amen. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua
dà il dono della salvezza eterna. E noi, attraverso il battesimo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, Dio che abita in ciascuno di noi. Infatti noi siamo tempio, casa, abitazione di Dio, e Dio dimora nei nostri cuori. La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci ha presentato vari personaggi, ed è bello un po' soffermarci su questi personaggi biblici. Pensiamo alla prima lettura di profeta Isaia. Isaia che viene scelto da Dio per un grande compito, quello di annunciare la parola di Dio. E sappiamo bene che fine fanno tutti i profeti, fino all'ultimo dei profeti che fa la cerniera del Vecchio e il Nuovo Testamento, Giovanni Battista. Tutti vengono uccisi. Giovanni verrà, sappiamo, decapitato in prigione a causa di Erodiade. Eppure ecco questi uomini scelti da Dio portano a compimento il loro compito, quello di dire la verità, di annunciare la parola. Accomodante. Io penso quando Gesù nel Vangelo dice ai suoi discepoli: porgete l'altra guancia, amate come io vi ho amato, amate i vostri nemici, coloro che vi perseguitano. Capite bene che ci viene voglia di alzarci in piedi, di uscire e dire: Signore, ti ascolteremo un'altra volta. Mettere in pratica quello che il Signore chiede a ciascuno di noi. Ci vuole un certo impegno da parte nostra e poi anche affidarsi alla grazia di Dio, perché, dice bene l'Apostolo Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza. Io da solo non riesco, non sono capace a mettere in pratica quello che Dio mi chiede. Isaia, vediamo che va avanti e compie quello che è il disegno di Dio nella sua vita. Pensiamo ancora alla seconda lettura, San Paolo apostolo. Dice Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Anche Paolo fa un cammino particolare. Pensiamo prima della conversione, Paolo perseguitava i cristiani, infieriva contro i cristiani, uccideva i cristiani. Poi sulla via di Damasco Paolo si converte, cambia vita, si innamora di Dio e spende la sua vita a servizio di Dio, andando per i vari villaggi, tutta Europa, per annunciare e testimoniare Gesù Cristo ai fratelli. Allora possiamo domandarci anche noi oggi: che cosa dicono a me questi personaggi vissuti più di 2000 anni fa? Cosa dicono a me? Ci dicono di essere anche noi testimoni dell'amore di Dio. Però a sentino prima dobbiamo cercare di farlo anche noi. Se io sono chiamato a testimoniare Dio, devo conoscere chi è Dio nella mia vita. Tante volte ho detto: io non posso parlare di Gesù se non ho incontrato Gesù. Capite bene, no? Come è importante quindi nella mia vita fare esperienza di Gesù, vivere con Lui, stare con Lui, per poi annunciarlo, testimoniarlo nella mia vita con tanto coraggio, per
perché oggi più che mai abbiamo bisogno di testimoni credibili, capaci, coraggiosi, oggi più che mai, di annunciare Cristo ai fratelli. Anche nel Vangelo abbiamo incontrato Giovanni Battista, che vede arrivare Gesù verso di lui, e Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ecco, Gesù è disceso dal cielo sulla terra per togliere il mio peccato, e viene additato come l'agnello di Dio, l'agnello sacrificale, perché sarà l'agnello immolato, colui che darà la sua vita per riscattarci dal peccato, perdonarci quindi la salvezza eterna. E Giovanni Battista quindi fa un passo indietro, perché è Gesù che è l'agnello di Dio, è lui che sia che dobbiamo ascoltare, non sono io Giovanni, ma è Gesù. Capite? Quindi anche noi nella nostra vita dobbiamo riconoscere Gesù sempre, tutti i giorni, presente nella nostra vita. Soprattutto per noi cristiani che veniamo a messa la domenica, dobbiamo riconoscere l'ospitalità in pane, nel dono dell'Eucaristia. Gesù ci dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui in mezzo a noi. Dobbiamo avere occhi di fede, occhi capaci di riconoscere Gesù presente soprattutto nell'Eucaristia. Ecco l'agnello di Dio. Riconoscere anche noi, come ha fatto Giovanni Battista, riconoscere il Figlio di Dio che è venuto per noi, per salvarci, per incontrarci. Allora che noi viviamo bene in questa Eucaristia, affidiamoci sempre alla Vergine Maria, la Madre di Gesù, perché sappiamo anche noi essere uomini e donne coraggiosi, testimoniando la fede nel Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, politiche amministrative, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Padre.
volontariamente dalla sua passione principale. Prese grazie e lo spezzò, poi diede ai suoi discepoli e gli disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
e viene dal bacino, andiamo a vedere delle cerniazioni, tutto il mio pastorale di insegnamento al centro di noi, che permette di compiere l'attività donatoria in favore dei nostri bambini e giovani. La tessera costa 10 euro per tutto l'anno ed è una forma di sostegno e simpatia verso il donatore. Preghiamo. Infondi in noi, oh Padre, lo spirito del tuo amore, perché sappiamo che dall'unico Padre del cielo, nell'unica fede, siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito.